sabato scorso in casa con Vestrino, Io hanno un approccio professionistico, sicuramente. È che, vabbè, come nomi hanno preso la Macedone, Nord Macedone, perché altrimenti c'è la passata di Greta che potrebbe contestare. Erice oggi ha perso Bressanone in casa, questo fa gridare ancora più vendetta la partita che no, c'è anche Mattia Lamberti, caso mai facciamo fare un commento anche a lui, esatto, facciamo parlare Matti, giusto, sei in silenzio stampa? No, è Patinca, è Patinca, esatto. Allora, abbiamo la linea, va bene. Signore e signori, buonasera, eccoci qua, siamo tornati, buonasera, dal palazzetto Cheope a Casal Grande. Niccolò Rinaldi al microfono per voi anche questa sera, per questa terza partita interna della, appunto, Casal Grande Padana, che è tra pochi minuti, esattamente a partire dalle ore 18:30, affronterà la Cassa Rurale Pontinia in occasione della settima giornata del massimo campionato di pallamano femminile serie A1 Beretta. Il rituale che ormai tutti, insomma, conoscono, o quantomeno tutti quelli che abitualmente seguono le nostre cronache qui dal Palacheope, è ormai quello, insomma, solito, consueto. Sono le ore 18:21 minuti primi in questo momento, quindi tra 9 minuti darà il via all'incontro e noi a nostra volta tra pochi minuti saremo lieti di darvi lettura degli schieramenti completi che questa sera si confronteranno in questo duello veramente molto atteso, duello di alta classifica. Non a caso, come è cosa ben nota, entrambe le contendenti che si stanno per fronteggiare qui questa sera sono appaiate in classifica, sono quarte a quota 8 punti, quindi i due punti in palio assumono un'importanza veramente consistente, perché chi vincerà potrà sicuramente giovarsi di orizzonti, di prospettive sicuramente molto stimolanti in vista del proseguo del campionato. Dicevamo, settima giornata di serie A1 Beretta, che è già cominciata, pur tuttavia tutte le partite si giocano oggi, ma ci sono già due punteggi finali, perché due gare si sono disputate nel pomeriggio. Segnatamente Bressanone, la capolista Bressanone su Tirolo, è andata ad espugnare il parquet della AC Lifestyle Erice, parquet siciliano, per 23-28, e in questo modo le altoatesine si sono confermate più che mai al comando della graduatoria. E poi spicca anche la vittoria della Yomi Salerno, che ha ottenuto una affermazione larga, affermazione casalinga, per 35-24 contro la Pallamano Leno, contro la formazione bresciana della Pallamano Leno. Quindi questi sono i due punteggi finali maturati fin qui. Oggi, oltre a Casal Grande Padana contro Cassa Pontinia, avremo anche altre partite, cioè Malo Ariosto Ferrara, Mestrino Mezzo Corona e Cellini Padova Cassano Magnago. Buonasera ancora una volta a tutti coloro che sono in visione e in ascolto in questo momento sui canali di Eleven Sports. Buonasera ovviamente al pubblico di Fede Biancorossa, che segue abitualmente le gesta della Casal Grande Padana, ma buonasera in particolare anche a tutti coloro che ci stanno seguendo, che ci stanno ascoltando, che ci stanno vedendo da Pontinia, dall'agro pontino, da Latina e provincia, dal Lazio più in generale, perché come noi ben sappiamo questa Cassa Rurale Pontinia ha un seguito molto importante, molto vasto in tutta la regione, la sua, appunto, regione di appartenenza, di pertinenza. Quindi buonasera anche a tutto il pubblico di Pontinia e del Lazio, che sta ricevendo le immagini del palazzetto Cheope in Casal Grande. Ancora pochissimi minuti e poi saremo in grado di darvi sia le formazioni ufficiali e poi di ovviamente commentarvi insieme a voi tutte quelle che saranno le emozioni, i sussulti che questa gara non mancherà sicuramente di fornire. Come sempre, e anche questo va sicuramente detto, non andate via intanto, perché questa partita, data la importante consistenza dei valori in campo, merita di essere
seguita, attenzionata fino in fondo, quindi fin verso le ore 20, ma anche qualche minuto dopo, perché come sempre avremo delle interviste a due importanti protagoniste di questo confronto. Non vi diciamo ancora chi saranno, anche se un nome mi sembra abbastanza intuitivo, specialmente per chi conosce la Casalgrande Padana e chi conosce insomma Pontinia, ma comunque sia, nel secondo tempo avremo modo di comunicarvi anche quelle che appunto saranno le due intervistate, le due diciamo commentatrici a fine partita di questo imminente confronto tra la Casalgrande Padana e la Cassa Rurale Pontinia. Ed ecco qui. Allora, il pubblico sta sempre più affollando il palazzetto Cheope, insomma gli spettatori, come consolidata tradizione a Casalgrande, arrivano sempre un po' alla spicciolata, sempre a ridosso dell'orario di inizio partita, ma anche stavolta non c'erano dubbi, il pubblico ha risposto in maniera più che soddisfacente. Il pubblico casalgrandese, c'è anche una piccola ma significativa rappresentanza proveniente da Pontinia. Ora tengo ancora la parola qualche minuto, giusto il tempo per favorire la lettura delle formazioni al microfono da parte dello speaker qui al Pallacheope, Alberto Aldinino, che è anche il direttore generale della Pallamano Spallanzani Casalgrande. Sarà lui a leggere le formazioni in campo a beneficio del pubblico qui convenuto, quindi insomma per alcuni istanti sentirete un po' di comprensibile confusione dettata dal microfono. Subito dopo la sua lettura saremo anche noi in grado di comunicarvi gli schieramenti completi. Tutto questo quando sono le 18:26 qui a Casalgrande, in collegamento con Eleven Sports sui vostri smartphone, sulle vostre anche smart TV e su tutti i mezzi attraverso cui Eleven Sports può essere captata, può essere ricevuta. Chiaramente anche stasera non sarò solo a commentare questa partita, il momento che tutti voi state aspettando con apprensione, cioè Giulia Dallari, quando lei appunto prenderà la parola, però dovete ancora pazientare qualche istante, e poi anche lei appunto ci fornirà la sua disamina, le sue impressioni in merito al confronto Giulia Dallari, anche per quanto riguarda questa sera graditissima presenza qui ai nostri microfoni, al microfono di Eleven Sports. Pazientate ancora qualche istante, quindi adesso lo vedete, lo state vedendo, le squadre hanno terminato la fase di riscaldamento, ecco, e sono pronte per essere chiamate a centro del campo per i saluti iniziali e per la presentazione non soltanto al pubblico presente ma anche al pubblico sterminato che sta seguendo il confronto attraverso il canale Eleven Sports. Dicevamo, ecco, è una Casalgrande Padana che sta sicuramente vivendo un momento di grazia per quanto riguarda almeno i risultati. Infatti le biancorosse, che però in questa serata vestono in tenuta gialla e nera, le state vedendo a sinistra dei vostri monitor. Dicevamo, la Casalgrande Padana proviene infatti da due successi consecutivi in trasferta per giunta, il primo ottenuto a Malo il 23 ottobre scorso, e invece sabato scorso il 30 è arrivata l'affermazione sul difficile, sull'ostico campo trentino della Pallamano Mezzocorona. Cassa Rurale Pontinia invece la vedete in questo momento nella parte destra dei vostri monitor, in tenuta quasi interamente blu con qualche risvolto giallo. Cassa Rurale Pontinia che, come detto prima, ha 8 punti al pari della Casalgrande Padana, ma nelle ultime due gare ha in parte rallentato la propria marcia. Infatti il 27 ottobre scorso ha riportato un pareggio sul pur difficile campo siciliano dell'Erice, mentre sabato scorso è invece arrivata per Pontinia la prima sconfitta stagionale, 21-22 è il punteggio con cui Mestrino, la Ali Best Espresso Mestrino, ha espugnato il Pala Bianchi di Pontinia in provincia di Latina. Cassa Rurale Pontinia in cerca di importante riscatto, Casalgrande Padana in cerca di conferme, in buona sostanza sarà questo il leitmotiv della sfida che sta andando in scena sulle tavole del palazzetto Cheope di Via Aosta. Diamo indicazione, ecco, ora Alberto Aldini sta leggendo le formazioni in campo, noi ci fermiamo per qualche istante, poi la palla passerà a noi. Ecco,
la chiamata della forma, ecco che le giocatrici della Cassa Rurale Pontigna vengono chiamate a centrocampo, ricevono il saluto cavallerescamente anche del pubblico di Fede Biancorossa. Non potrebbe essere altrimenti, c'è grande sportività sempre a Casalgrande, così come ne siamo certi c'è anche a Pontinia. Cassa Rurale Pontigna allenata da Giovanni Nasta con assistente Matteo Bellotti, due nomi di importante spicco, di importante riferimento non solo per Pontigna ma eziandio per tutta la pallamano italiana. La Casagrande Padana invece è come d'abitudine guidata da Marco Agazzani. Casagrande Padana che ora fa il suo ingresso in campo, a cominciare dal portiere numero 1 Valentina Bonaccini, ma tra poco vi leggiamo tutto. Grande entusiasmo intorno a questa squadra che, se dovesse arrivare a vincere questa sera, se dovesse piazzare un successo di prestigio contro la Cassa Rurale Pontigna, beh, sicuramente autorizzerebbe i propri sostenitori, le proprie sostenitrici a sognare scenari importanti di gloria. Ma andiamoci piano, andiamo con calma, i conti è sempre meglio farli alla fine e la partita non è ancora iniziata. Ecco Caterina Maria Mutti che è appena entrata in campo col numero 16, Alessia Artoni con il numero 18, forniamo qualche anticipazione rispetto al referto che tra poco conosceremo, ma diciamo che sono volti ben noti a chi segue la pallamano, quindi di grandi novità non ce ne sono. La sfida sarà arbitrata dai signori Luca Nicolella e Davide Schiavone, che hanno poc'anzi fatto il loro ingresso a centro del campo. E allora andiamo quindi a vedere finalmente quello che sarà lo schieramento delle contendenti, cominciando per dovere di ospitalità da Pontigna, che schiera con il numero 1 Romina Ramazzotti, portiere italo-argentino, con il numero 4 Luisella Podda, con il numero 6 Rocio Squizziato, con il numero 9 Francesca Di Prisco, con il 10 Giulia Conte, con l'11 Eleonora Conloredo, con il 12 Sara Di Giugno, con il 16 Giorgia Cialei, queste ultime due sono entrambi portieri, con il numero 17 Nicole Bernabei, con il numero 18 Valentina Davoli, con il numero 29 Anna Paola Rueda, con il numero 32 l'esperta ala Alessandra Bassanese, con il numero 55 Bianca Ioana Barbosu e con il numero 66 l'esperta nord macedone Saviza Mörkiki, appena arrivata in quel di Pontinia. Per quanto invece concerne la Casagrande Padana, ecco abbiamo con il numero 1 Valentina Bonaccini, portiere, con il numero 3 Asia Mangone, con il 5 Nicole Giombetti, con il numero 7 la germano-argentina centrale Kimei Aileen Sausa-Müller, con il numero 8 Francesca Franco, con il numero 10 Ilenia Furlanetto, la capitana originaria di Pontinia, grande ex di turno, con il numero 12 Nadia Ayelen Bordon, portiere argentina e anche lei grande ex Pontinia, con il numero 13 Sara Postol, con il 14 Simona Artoni, con il 16 l'abbiamo detto prima Caterina Maria Mutti, portiere, con il numero 18 Alessia Artoni, con il 19 Marianna Orlandi, con il 26 Giulia Mattioli, con il 33 Gaia Lusetti e il lotto biancorosso si completa con la numero 40 Nossaiba Lassuli. Allenatori Giovanni Nasta per Pontinia e Marco Agazzani per quanto attiene invece alla Casagrande Padana. Abbiamo detto tutto, Giulia Dallari, finalmente è il suo momento. Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa partita che si preannuncia, che insomma sicuramente promette grande battaglia? Sì, anzitutto buonasera a tutti. E poi se dovessi usare un aggettivo per descrivere questa partita, penso che il più appropriato sia frizzante. C'è da aspettarsi una partita piena di sicuramente di alti e bassi, vista l'intensità e l'importanza per entrambe le squadre, ma anche di una bella pallamano mi aspetto. E intanto, come preannunciato, un bel gol da parte del terzino destro Asia Mangone, una grande, anche se piccola, della Casalgrande Padana, da cui aspettarsi molto. Mille grazie Giulia, ovviamente come sempre torneremo da te a più riprese per insomma commentare insieme quello che questa partita sta già cominciando a regalare, come lei vi ha appena detto. Comunque sia, è stata Asia Crystal Mangone, giovane promessa della formazione di casa, a sbloccare la situazione e a sbloccare il punteggio che in questo momento vede la Casagrande Padana in vantaggio per 1-0.
Ripetiamo sempre, il punteggio a beneficio di quanti insomma non possano, ecco, prestare sufficiente attenzione al video poiché impegnati in altre occupazioni giornaliere, quindi noi insomma cerchiamo di fare un buon lavoro anche per accontentare tutto il nostro pubblico. Ma ritorniamo in cronaca con Francesca Franco, che ora cede palla a Mangone, Ilenia Furlanetto, vediamo cosa si inventerà, cede a Marianna Orlandi, Asia Mangone, arriva Gaia Lusetti che lotta come una leonessa, Furlanetto, ma il suo tiro è troppo su Sara Di Giugno, che difende in questo momento la porta ospite, quindi nulla di fatto, non cambia il punteggio, siamo già dall'altra parte del campo, ma Bianca Ioana Barboso non riesce ad agganciare il pallone, siamo già da Casa Grande con Alessia Artoni che sigla il raddoppio biancorosso, delle biancorosse questa sera in casacca giallo-nera, 2-0, ottimo inizio per una Casa Grande padana che probabilmente è anche animata dalla ferma volontà, dalla ferma intenzione di tornare al successo casalingo, quel successo casalingo che alcune settimane fa è mancato contro la AC Lifestyle Erice. Una partita che ancora brucia non soltanto alla formazione ceramica ma anche al pubblico che abitualmente la segue, quindi è una Casa Grande padana ancora di più con il dente avvelenato questa sera. C'è infatti l'occasione di cogliere due punti che sarebbero di assoluto prestigio contro una Cassa Rurale Pontinia effettivamente ricca di grandi nomi, che ha un approccio alla pallamano molto assolutamente professionale e professionistico. E ora proprio Pontinia usufruisce di un rigore con Luisella Podda in questo momento, in questo avvio di campionato, una tra le principali frombogliere della compagine laziale. Luisella Podda infatti non sbaglia, supera Nadia Ayelen Bordone e permette alla formazione ospite di accorciare le distanze. 2-1 al palazzetto Cheope di via Aosta, quando la partita è alle prime schermaglie, sono passati poco più di 3 minuti dal fischio d'inizio impartito dai direttori di gara Schiavone e Nicolella. Più tardi saremo precisi anche con il calendario che riguarda le due contendenti, ma intanto Mangone cerca di liberarsi, trova un varco in modo veramente ammirevole all'interno della retroguardia latinense e quindi secondo centro personale per Asia Mangone, terzo di squadra, 3-1, è una Casa Grande padana che tiene un'attitudine vincente, mantiene un'attitudine sicuramente vincente e convincente, però ripetiamo, manca ancora un'infinità, c'è ancora un'infinità di minuti e di azioni e di passaggi e di quant'altro prima di assegnare definitivamente questi due punti. Pontinia intanto non molla la presa, diciamo che Pontinia dispone di buone tiratrici che però in questo avvio di gara stanno faticando abbastanza nell'attaccare la difesa schierata delle padrone di casa. Barbosu intanto cerca un varco, azione ben costruita che permette a Luisella Podda, manco a dirlo, ancora lei giovane ma già autentica trascinatrice della cassa Pontinia, ecco, di accorciare le distanze. Cassa Rurale Pontinia 2, Casa Grande Padana 3. Luisella Podda, dicevamo, nonostante l'età è ancora giovane in questa primissima fase del campionato, insomma si sta assolutamente rivelando uno tra i principali punti di riferimento per le gialloblu. Mangone ora a Casa Grande Padana cerca di replicare, Gaia Lusetti viene fermata efficacemente da Giulia Conte, ma la palla è ancora nelle mani di Casalgrande. Vediamo, l'arbitro dice si riparte da lì, ecco, richiama l'ordine Furlanetto, benissimo. Furlanetto ancora, per lei ovviamente non sarà, immaginiamo non sarà una partita come tutte le altre, ma ne ha ben donde di pensarla così. Prova ancora la conclusione Asia Mangone, ma questa volta non riesce a trovare il pertugio realizzativo, la palla fa la barba alla traversa, come direbbero i commentatori qualificati. Ma adesso che Pontinia perde palla, Furlanetto prova la catra e il lancio lungo per Marianna Orlandi, e Marianna Orlandi, nonostante le buone intenzioni, per poco, lo dobbiamo dire, per poco, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. E così, punteggio immutato quando siamo a poco più di 5 minuti dal fischio di inizio, 3 Casa Grande Padana, 2 Cassa Rurale Pontinia. Cassa Rurale che per giunta, lo sappiamo bene, è da anni sponsor della formazione giallo-blu, così come la ceramica Casa Grande Padana lo è da ormai quasi 30 anni, insomma, del sodalizio bianco-rosso. Quindi è una sfida anche tra due sponsor molto affezionati alle rispettive compagini. Giulia Conte intanto, Giulia Conte va a realizzare il punto del momentaneo pari 3-3, tutto da rifare.
con la Casagrande Padana in attacco, che viene sospinta tiepidamente ma comunque significativamente dal proprio pubblico. Lusetti e Mangone questa volta non si intendono, e questo malinteso permette alle pallamaniste ospiti di ripartire, di poter andare in vantaggio per la prima volta in questo confronto. Vediamo come Pontigna sfrutterà questo potenziale 3-4. Conte, questi a Barbosu, anche Bianca Barbosu fin qui si sta sicuramente distinguendo per la sua verve in zona gol. Barbosu è ancora lei, è molto cercata dalle compagne di squadra, ora però è ancora Conte Barbosu, c'è questo fraseggio Conte Barbosu, fraseggio continuo ma che alla fine si divenne inconcludente. Buon per la Casagrande Padana, che può ripartire. Alessia Astoni cerca Marianna Orlandi, ma Marianna non riesce ad agganciare la sfera per una questione di attimi, e quindi riparte Pontigna ancora con Giulia Conte, inesauribile in queste prime fasi. C'è un intervento irregolare su di lei con 2 minuti inflitti a Francesca Franco, la vice capitana biancorossa, questa sera in giallo nero, e quindi al 7:12 il punteggio ancora di 3-3. Casagrande momentaneamente in inferiorità numerica. Può ripartire Pontigna con un 9 metri squiziato, Barbosu squiziato di nuovo. Iniziati in questo momento in posizione di centrale, allora con Loredo, Barbosu, attenzione, Mangone mette una pezza, possibile passaggio, Pontigna ancora la palla in mano, ma Asia Mangone ha spezzato quella che avrebbe potenzialmente potuto diventare un'azione, una manovra decisamente pericolosa per la porta difesa da Nadia Ayelen Bordon. Barbosu cerca il suggerimento all'ala e Luisella Podda va a segnare il suo terzo gol personale con grande astuzia e con grande maestria, e questa segnatura permette a Pontigna di portarsi in vantaggio sul 3-4, in vantaggio per la prima volta in questo confronto. E come avete capito, vale la pena di stare qui, di stare in collegamento con Eleven Sports, in collegamento col palazzetto Cheope di Casagrande fino in fondo, perché questa gara è ben lontana dall'emettere il proprio verdetto. Di Giugno cerca il lancio lungo, Di Giugno, Sara Di Giugno va in rete da porta a porta, come i migliori portieri sanno spesso fare, approfittando di una situazione che in quel momento vedeva la porta biancorossa momentaneamente sguarnita o semi sguarnita, e così insomma c'è anche la rete del portiere Sara Di Giugno, che realizza così il 3-5 in un modo inaspettato ma comunque plateale, spettacolare, sempre abbastanza clamoroso quando l'estremo difensore va a mettere la palla in fondo al sacco. Peraltro a Casagrande c'è una certa esperienza in quanto a portieri goleador, basta osservare quanto è capitato in Serie A2 maschile con la Modula Casagrande poche settimane fa sul campo dell'Ambra appoggio a Caiano. I biancorossi sono andati a vincere, a ottenere una affermazione assolutamente preziosa, grazie anche ai 3 gol messi a segno dal portiere Kevin Ricciardo, anche in quei casi da porta a porta. Quindi insomma a Casagrande c'è una certa esperienza in merito, chissà che Nadia Ayelen Bordon successivamente restituisca il favore a Pontigna realizzando un gol come quello poc'anzi messo a segno da Di Giugno. Ma intanto è ancora Pontigna a trovare la rete con squiziato Rocio squiziato, 3-6, e attenzione, a questo punto il margine favorevole alla Cassa Rurale sta diventando piuttosto importante. E giù è dall'Ari, quindi a questa Casagrande Padana che sta succedendo? Aveva incominciato bene ma poi la luce si è in parte spenta. Perché questo secondo te, e che cosa sta permettendo invece a Pontigna di salire in cattedra? Che come anticipavi tu, l'inizio era confortante, i primi 2 gol erano stati buon gol, in buone occasioni, uno in contropiede, uno realizzato da Asia Mangone. Poi diciamo che secondo me si è voluto spingere troppo, ovviamente nei minuti iniziali c'è l'agitazione di ben fare e di dimostrare per riuscire a staccare la squadra avversaria, il rischio che si corre tuttavia velocizzare troppo il gioco e cercare delle soluzioni anche un po' improvvisate, quello poi di commettere troppi errori.
e ha fatto bene in questo momento, condivido la scelta di coach Agazzani di chiamare un time out per rinfrescare le idee. E stanno attaccando una difesa che è una 6-0. La Casalgrande Padana ha deciso di attaccarla coinvolgendo sempre il pivot, in questo caso Francesca Franca, appunto, che esce a portare il pallone al terzino destro. E devono riuscire a trovare un pertugio in questa 6-0 che a gioco a difesa schierata sembra abbastanza invalicabile, lo dimostrano 3 gol in 10 minuti. E d'altro canto, nella fase difensiva si sono schierate con una 5-1, e il rischio di questa difesa aperta, appunto, di lasciare troppi spazi, e rischio che in realtà non si sta poi concretizzando, perché di questi 7 gol, diciamo che un buon numero ora... Non ho i numeri esatti, ma sicuramente in contropiede hanno punito la squadra di casa, gli avversari hanno punito la squadra di casa. È vero, Giulia, assolutamente sottoscrivibile questa analisi, insomma, perché è effettivamente una efficace istantanea di quanto è capitato fin qui, ecco, al Palazzetto Cheope. 3 gol messi a segno dalla Casalgrande Padana contro i 7 messi a segno dalla Cassa Rurale Pontigna. 10 minuti e 38 secondi nel corso del primo tempo, sono le ore 18 e 45 in collegamento con Casalgrande per seguire questo incontro valido per la 7ª giornata del campionato di pallamano femminile Serie 1 Beretta. Riparte ora la Casalgrande Padana sperando, cercando di ricucire quello che sta diventando uno strappo sicuramente di rilievo, e quindi questa azione che state vedendo in questo momento ha un peso specifico decisamente rilevante, superiore rispetto al solito. Purtroppo però il tiro di Asia Mangone non va a segno, nessun problema per Sara Di Giugno. Siamo già dall'altro lato del campo con Pontigna, sempre più motivata, sempre più implacabile. Luisella Podda, che ha già messo a segno 4 reti per la quinta, dovrà però ancora aspettare, perché questa volta la sua conclusione dall'ala, a differenza di quelle sferrate in precedenza, non ha inquadrato lo specchio della porta. E ora la Casalgrande Padana prova a inventarsi qualcosa con la capitana Furlanetto, che serve efficacemente Francesca Franco, e Francesca Franco realizza un gol che dà sicuramente fiato alla Padana, 4-7, un gol che sicuramente pesa, perché mantiene più che mai vive, mantiene più che mai accese le speranze delle pallamaniste di casa di ottenere qualcosa da questo scontro di così importante prestigio che sta andando in scena qui al Pala Cheope. Stiamo veleggiando verso il 12° minuto, ora Pontigna con tutta calma, senza voler forzare i tempi, si prende i secondi necessari per riflettere, del resto Pontigna non ha alcun motivo per accelerare troppo le operazioni. Vediamo Giovanni Nasta, l'allenatore ospite, apparentemente impassibile in questo momento, ma sicuramente sempre burrascoso e passionale nel suo condurre la squadra. Luisella Podda di nuovo, ma Nadia Ayelen Bordone stavolta capisce il giochetto della Podda e intercetta. Purtroppo per ora si era tentata la carta dell'aggio lungo, tuttavia non agganciata da Simona Artoni. Riprende quindi ancora Pontigna, che vuole doppiare la Casalgrande Padana, ma anche in questo caso azione riflettuta da parte della Cassa Rurale. Squiziato di nuovo, ecco, squiziato Conte, Podda e Di Giugno in porta, ovviamente sono in questo momento le principali protagoniste, insomma, del gioco latinense, un gioco che sta pagando in questo momento dopo un inizio sicuramente complesso per la Cassa Rurale. Ora Pontigna ha acquisito una sicurezza sempre maggiore, testimoniata anche da questo gol di Eleonora Colloredo con il numero 11, e quindi 4-8, e ancora fatica e ancora molto da lavorare per la Casalgrande Padana per risalire. In questi minuti per le casalgrandesi è davvero notte fonda contro una Pontigna sempre più convinta delle proprie potenzialità, ma la Padana non può mollare ancora presto. Furlanetto prova a suonare la carica, Ilenia Furlanetto, prima realizzazione per questa sera, il gol dell'ex di turno. Sapete, Ilenia Furlanetto è a Casalgrande dall'estate 2013, quindi sono già ormai passati 8 anni, tant'è vero che insomma risulta quasi impossibile pensare che lei in passato abbia anche vestito altre maglie, eppure in passato è successo anche questo. Ovviamente Pontigna, perché lei è proprio...
in pratica nata in quel di Sezze, ma poi è cresciuta a Pontigna sia come persona ma anche dal punto di vista pallamanistico, poi Teramo, poi Sassari, poi Dossobuono e, come detto, infine nell'estate 2013 il suo approdo qui alla Casagrande Padana per la gioia di tutto l'ambiente, di tutto l'ambiente biancorosso. E da lì Ilenia Furlanetto non si è più mossa e ancora oggi è tra le principali protagoniste più applaudite della formazione ceramica. Mentre stavamo proprio descrivendo le gesta e il vissuto di Ilenia Furlanetto, Valentina Davoli intanto ne ha approfittato per arrotondare immagine a favore di Pontinia e quindi 5 a 9, situazione sempre molto complessa per le padrone di casa, mentre Pontinia in questo momento può ripartire e potrebbe addirittura portarsi in doppia cifra quando siamo a poco oltre metà del primo tempo. Ribadiamo, per chi si fosse messo in visione, in ascolto soltanto in questo momento, settima giornata del campionato di Serie A1 Beretta femminile, a fine partita non andate via, chiaramente nell'intervallo ci fermeremo anche noi qualche minuto e poi il racconto del secondo tempo con Giulia Dallari ovviamente, ma anche in fondo con due interviste a due tra le protagoniste della sfida che state vedendo. 5-9 intanto per Pontigna, che può arrotondare immagine e lo fa ancora con Valentina Davoli, seconda realizzazione consecutiva per lei. 5-10, ecco, ora anche la nostra Giulia si dà, ecco, da fare per sostenere con voce, insomma, comprensibilmente, visto che lei ha giocato nella Casagrande Padana per tanti anni, ecco, è comprensibile che anche lei sostenga con voce stentorea le biancorosse in questo momento in difficoltà, ma noi torniamo in cronaca, che Ilenia Furlanetto va in gol, ma non è valido. Vedremo il provvedimento arbitrale, intanto c'è a terra Marianna Orlandi, l'ala di Veggia, anche lei in forza alla Casagrande Padana da tanto tempo, uno tra i prodotti più rilevanti, più significativi del sempre fervido vivaio biancorosso. 5-10, lo ribadiamo il punteggio, ora Francesca Franco ha la sfera in mano e già nella sua mente si sta stagliando l'intenzione di inventare qualcosa, di creare qualcosa per mettere ordine a questa situazione che effettivamente è diventata decisamente complessa per le padrone di casa. Vediamo, Furlanetto ha tentato il tiro ad effetto, ma la conclusione non è andata a buon fine, la difesa avversaria è riuscita a deviare il pallone in tiro d'angolo, quindi Orlandi ha già battuto l'angolo e la palla è già nella parte centrale del campo con Furlanetto che gira per Mangone. Ancora Orlandi, prova Orlandi un colpo sorpresa dall'ala, non riesce, Lusetti, ecco, siamo già nell'altra ala ed è una puntuale, precisa realizzazione di Simona Artoni che va a mettere a segno, a siglare la sua prima realizzazione questa sera. Casagrande Padana 6, Cassa Rurale Pontinia 10, 4 lunghezze il divario ed è una sfida ancora tutta da scrivere. Quest'ultimo gol ha sicuramente dato linfa, ha sicuramente dato nuovo e ulteriore slancio alla Casagrande Padana. Simona Artoni ha inventato una delle sue tante prodezze. Pontinia perde palla, Nadia Ayelen Bordon, serve Mariana Orlandi va fino in porta, viene contrastata da Rossio Squizziato e ci sono 2 minuti appunto per la stessa Squizziato, quindi Pontinia ancora per i prossimi 120 secondi in inferiorità numerica. E c'è rigore contestualmente a favore delle padrone di casa. Ilenia Furlanetto che in genere sa sicuramente gestire molto bene le proprie emozioni, ecco, vediamo se ne sarà in grado anche in questa fase, ecco, lei sempre con questo aplombo ormai possiamo dire proverbiale, vediamo se anche in questa fase riuscirà a mantenere la necessaria freddezza per accorciare ulteriormente le distanze. Furlanetto contro Di Giugno questa sera veramente in serata di grazia, va detto, neutralizza il tiro dai 7 metri di Ilenia Furlanetto e quindi 0 su 1 dai 7 metri per la Casagrande Padana, non cambia il punteggio.
Ora la porta latinese resta momentaneamente sguarnita, poiché insomma, per non perdere un elemento in attacco esce il portiere per far posto a una giocatrice di movimento, quello che in genere gli addetti ai lavori tecnici, super tecnici, chiamano extra player, una strategia che paga, perché Savi Zamorkiki, la nord macedone classe 91, realizza con grande maestria, con notevole perizia, il 6-11. Quando stiamo veleggiando verso il 20° minuto, siamo al 18-20, tra poco ancora Giulia Dallari con un suo intervento, perché c'è veramente bisogno della sua disamina in queste fasi così delicate. Ma intanto Simona Artoni che inventa un'altra conclusione dall'ala per il 7-11. Agazzani non manca di fare sentire la propria voce, insomma, sicuramente stentoria, sicuramente concitata in queste fasi, ma ce ne sono tutte le ragioni, del resto anche perché è una Casagrande Padana che deve ritrovare insomma quello che era il vigore manifestato nei primi 5-6 minuti del confronto. Continua a perdere palla Ilenia Furlanetto, prova il lancio lungo, palo, poteva essere un autentico numero da super applausi come quello che prima ha portato al gol Sara Di Giugno, ma il palo purtroppo si è infranto contro le ottime, le fantastiche intenzioni di Ilenia Furlanetto. Peccato per la Casagrande Padana. 7-11, non cambia il punteggio, comunque è importante che Ilenia ci abbia provato, perché è sinonimo di una squadra viva sotto tutti gli aspetti. Alessia Toni viene atterrata, 2 minuti per Eleonora Colloredo, e quindi c'è una doppia inferiorità numerica a carico di Pontinia. Momento non facile per la Cassa Rurale e ancora di più la Casagrande Padana deve approfittarne. Schieramento quindi Pontinia in 5 contro 7, a questo punto per Casagrande è direi pressoché obbligatorio il gol, ecco perché l'occasione è sicuramente troppo invitante per lasciarsi a sfuggire. Mangone, Lusetti, gira per Ilenia Furlanetto che vuole riscattarsi e lo fa con una potente e ficcante conclusione, secondo centro personale e 8-11. Giulia, la partita sta man mano lentamente cambiando o è ancora troppo presto per dirlo? È ancora presto per dirlo in realtà, perché bisogna vedere un attimo come riusciranno a gestarsi questa superiorità numerica le ragazze di casa. E la casa del grande Padana purtroppo in questo momento ha subito gol e questo non va a favore del punteggio finale. Prima le avversarie erano riuscite a capitalizzare 2 reti importanti in superiorità numerica che poi si sono protratte durante la partita. Le ragazze di casa invece fino a questo momento non sono riuscite a sfruttare al meglio la loro superiorità numerica. Speriamo di potermi contraddire velocemente. Non ti contraddicono a quanto pare Giulia, perché Asia Mangone non va a bersaglio, invece poco fa è stata Alessandra Bassanese, l'esperta ala ex Cassano Magnago, a siglare l'8-12 con cui Pontinia sta conducendo qui al palazzetto Cheope di via Aosta per la 7ª giornata di serie A1 Beretta femminile. E ancora Pontinia che insiste, va l'azione insistita e ora la palla è ancora a Bassanese per Savi Zamorkiki, Frombolia nord-macedone, perde palla Pontinia, ancora Casagrande che non è nella condizione di perdere tempo. Adesso ogni pallone pesa veramente quintali e bisogna capitalizzare al meglio ogni secondo, ovviamente dal punto di vista delle biancorosse. Mangone, attivissima, deve ritrovare la verba offensiva dei primi minuti. Ilenia, ma ci pensa Ilenia. Ilenia Furlanetto, per lei il suo terzo centro. Ilenia ha una mano sempre più calda in questi ultimi minuti, una mano che fa sentire il proprio effetto sicuramente benefico per tutta la Casagrande Padana, che adesso infatti ha soltanto 3 gol di svantaggio nei confronti della compagine laziale qui convenuta al Palacheope. E ora ancora Pontinia, Barbosu, Merchichi, buono il suo approccio alla gara. Merchichi gira per Eleonora Colloredo che, implacabile, con una notevole maturità va a mettere a segno il suo secondo gol personale, che rappresenta Ezio Andio, il 13° centro per Pontinia. Quindi Casagrande 9, Pontinia 13.
La cassa rurale ha una panchina molto, come vedete, partecipe, ecco, che sospinge le compagne di squadra con un battito ritmico delle mani. Ma ora la palla è nelle mani di Casagrande, Furlanetto Mangone, ancora Furlanetto, Gaia Lusetti, che ultimamente sta segnando molto, ma in questo momento viene fermata la sua azione. Siamo già nell'area biancorossa con Bassanese, siamo già dalle parti dell'area biancorossa. Merchicchi, Pontinia ora si prende tutto il fiato possibile. È una squadra, questa cassa rurale, che si sta dimostrando in grado di gestire molto bene anche i tempi, insomma, il fiato, le forze, le energie a disposizione. Questa è sicuramente una tra le prerogative che stanno permettendo alla formazione ospite di emergere, oltre ovviamente a una Savizza Merchicchi che a sua volta è in ottima serata. L'ex Malo ha già messo a segno 2 gol, insomma 9-14, anche lei importantissima per quanto riguarda l'assetto della compagine razziale. Intanto nelle file della Padana c'è stato un cambio per quanto riguarda il portiere: è uscita Nadia Ayelen Bordone, Marco Agazzani ha scelto di affidarsi a Valentina Bonaccini, giovane numero 1 di San Rufino, qui vicino a Casalgrande. Marianna Orlandi poc'anzi ha tentato la conclusione, ma contro il muro invalicabile imposto da Sara Di Giugno, a quanto pare questa sera proprio non si può passare. Quindi non cambia il punteggio, 9-14, novità, lo ripetiamo, Bonaccini in porta per la formazione biancorossa, che dispone di in tutto 9 gol contro i 14 messi a segno da Pontinia. Vediamo quindi come si comporterà appunto Valentina Bonaccini. Ecco, poi la Casagrande Padana ha in tutto 3 proprio portieri, il terzo è ovviamente Caterina Maria Mutti, piemontese di Castelnuovo Scrivia, che in questo momento ancora non è scesa in campo, ma magari, chissà, successivamente avremo modo di ammirare anche lei e ammirare anche tutto l'impegno che sta mettendo a beneficio di questa squadra, come anche del resto tutte le altre biancorosse. Intanto non va a segno la conclusione di Savizza Merchicchi, invece realizza Ilenia Furlanetto il 4-100 personale per il 10-14. Per il 10-14, quando siamo al 24esimo e 37 secondi. 10-14, gara apertissima con Ilenia Furlanetto che si sta sempre più insomma imponendo l'attenzione generale per la consistenza in chiave offensiva, e questo è un bene per la Casagrande Padana. Merchicchi, di nuovo le compagne di squadra la cercano, Barbosu, c'è il pallonetto di Alessandra Bassanese che beffa Valentina Bonaccini e che consegna in questo modo il 15esimo punto alla cassa rurale. 10-15, quando stiamo ormai avvicinandoci alla conclusione del primo tempo, dunque l'intervallo, che sarà intervallo anche per noi, con il numero 7 nelle fila della Casagrande Padana vedete Kimei Aylin Sauser-Müller, la centrale germano-argentina, ulteriore carta che Agazzani si gioca per cercare di raddrizzare la situazione all'interno della propria squadra. Azione in questo momento un po', diciamo, tra virgolette confusionata, ma comunque la palla è ancora nelle mani della Casagrande Padana. Mangone, per questa a Furlanetto, di nuovo Mariano Orlandi cerca, era ottimo il tiro di Mariano Orlandi, purtroppo la traversa ha infranto le speranze dell'ala di Veggia, ma ancora Orlandi non fitta il passaggio per Sauser-Müller, Furlanetto, ma gli arbitri hanno la mano alzata, gioco passivo, Casagrande Padana deve tirare, Kimei Aylin Sauser-Müller, la germano-argentina, realizza il suo primo gol in questa serata, ne ha fatti 2 lo scorso sabato a mezzo corona, e adesso questa sera c'è la sua prima rete, pochi secondi fa, 11 Casagrande Padana, 15 Cassa Rurale Pontinia. 26 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, siamo sempre in diretta su Eleven Sport e seguiamo ora questa azione offensiva di Pontinia che sarà sicuramente determinante, perché la Casagrande Padana può, buono l'intervento di Valentina Bonaccini sul tiro di Merchicchi, ottimo anzi, Valentina Bonaccini dà applausi in questo frangente,
così la Casagrande Padana può ripartire. Furlanetto fa il suo consueto salto, Mangone, la conclusione di Mangone un po' fortunosamente di Giugno ci arriva, ma comunque sempre con bravura come suo solito, non cambia il punteggio. Comunque bravissima Valentina Bonaccini nella circostanza a dire di no al tiro della Nord Macedone. 11-15, riparte Pontigna quando siamo al 27:15. Ci stiamo avvicinando sempre di più all'intervallo di questa gara, comunque intensa, comunque combattuta da ambo le parti, anche se obiettivamente in tutta quella che è stata questa prima fase è stata Pontigna a manifestare, a far vedere qualcosa di meglio. Adesso Nasta chiama il time out, quindi un minuto di sospensione, 11-15. Ricordiamo, peraltro cogliamo l'occasione per ricordare che sabato prossimo si svolgerà l'ottava giornata, ma poi avremo due fine settimana consecutivi di pausa. Il campionato tornerà poi sabato 4 dicembre e poi più tardi nel secondo tempo vi diremo anche tutto il calendario di entrambe le formazioni affinché voi vi possiate costruire una agenda precisa, dettagliata, che potete comunque sempre puntualmente rinvenire anche sul sito figh.it, sempre aggiornato sito della Federazione Italiana Giuoco Handball Pallamano. Dopo queste informazioni di servizio le squadre si stanno riappropinquando in campo. Pontigna avanti sempre di 4 lunghezze, 11-15. Mancano esattamente 2 minuti e 34 alla sirena della pausa. Fin qui, lo ripetiamo, per Pontigna un vantaggio nel complesso meritato, ma è una Casagrande Padana che sicuramente può fare, ha nelle proprie corde di poter fare, di saper fare molto meglio rispetto a quanto visto fino a questo momento. Tra poco ce lo dirà anche Giulia, ma adesso seguiamo Pontigna con Barbosu che è lì, che sta attendendo il ricevimento del pallone che in questo momento arriva. Merchichi, Savica Merchichi è veramente un autentico faro già da ormai un quarto d'ora a questa parte del gioco di Pontigna, ma perde palla in questo momento Ilenia. Lancio lungo per Simona Artoni, disimpegno per Asia Mangone, il tiro, ma viene però sporcato regolarmente dalla difesa avversaria, non finto il lancio lungo, la Casagrande Padana può ripartire. Furlanetto cerca Chimei Aylin Sausmüller, ma la conclusione della germano-argentina è, diciamo, non tra le più felici, un po' sbilenca, e così Sara Di Giugno, ben piazzata, non incontra alcun problema di sorta nel abbassare ancora una volta la saracinesca. 11-15. Giulia Dallari, che cosa dire di questo primo tempo, insomma, e che cosa ha permesso a Pontigna fin qui di appunto portarsi con questo vantaggio abbastanza rilevante, direi. Probabilmente parlando un po' in maniera faziosa di parte, mi permetto di dire che in realtà questo gap non è significativo del vero valore delle squadre in campo. Non ci vedo 4 lunghezze in più in questo momento da parte della squadra ospite nei confronti della squadra di casa. La Casagrande Padana ha cambiato difesa, si è schierata in 6-0 e questo ha favorito qualche pallone in più. Purtroppo in questo momento è stata commessa un'ingenuità. La numero 7 non ha infatti appoggiato la palla per terra, ma lanciandola si è procurata un 2 minuti. Un brutto momento per prendere 2 minuti, perché era importante entrare negli spogliatoi riducendo il numero delle reti di distacco il più possibile. E peccato, nulla di che va a inficiare effettivamente poi quello che è il risultato finale. Ci sono ancora 30 minuti e 4 gol non significano nulla, però la Casagrande Padana deve ritrovare il giusto piglio, che era quello che aveva nei momenti iniziali e che stava ricominciando a prendere adesso. Infatti vediamo un bel contropiede, Simone Ardoni sembra giocare appunto a schivare l'avversaria e va a segnare, realizzando un gol contro il portiere che sta ben figurando in questo momento. Simona, proprio lei quindi che ha accorciato ulteriormente le distanze per la Casagrande Padana. Intanto c'era a terra bianca Ioana Barbosu, che comunque si rialza, non sembra essere nulla di grave, anche se sembra aver subito un intervento sicuramente piuttosto fastidioso. Comunque si è rialzata, non sembra essere nulla di così
di così grave, fortunatamente, ovviamente di questo ce ne compiacciamo e ce ne felicitiamo. 12-15, ultimi scampoli della prima frazione di giuoco di questa vincente gara che sta andando in scena al palazzetto Cheope di Casagrande in via Aosta, Melchichi. Purtroppo per la Casagrande Padana questa volta Bonaccini non può nulla sulla ficcante conclusione di Arnaud Macedone, il lancio lungo di Francesca Franco non ha esito e quindi siamo in grado alle 19:09 minuti primi di dare il risultato conclusivo per quanto riguarda ovviamente il primo tempo. Casagrande Padana 12, Pontini a 16, questo è quindi il parziale al termine del primo tempo. E ovviamente andiamo a dare lettura anche di quelle che sono state le reti messe a segno fin qui per dare un quadro ancora più completo, ancora più dettagliato, insomma, di quello che è stato l'andamento di questa prima frazione di gioco. Per quanto riguarda la cassa rurale Pontinia, 4 gol per Luisella Podda, un gol Rocio Squizziato, un gol Giulia Conte, 2 gol Eleonora Colloredo, un gol per Sara Di Giugno, il portiere da porta a porta, 2 reti per Valentina Davolli, 2 Alessandra Bassanese e 3 Savizza Melchichi. Parlando invece della Casagrande Padana, 4 gol Ilenia Furlanetto, la capitana, 3 gol Simona Artoni, 2 di Asia Mangone, 1 di Kimei Aileen Sausemüller, 1 per Francesca Franco e 1 per Alessia Artoni. Tutto questo è accaduto nei primi 30 minuti di gioco, ma c'è ancora moltissimo da dire, da fare, da vedere, soprattutto qui a Casagrande, quindi noi in questo momento alle 19:10 restituiamo la linea a Milano e ci risentiamo tra pochi minuti per vivere insieme il secondo tempo di questa sfida tra la Casagrande Padana e Pontinia. A voi Milano, a tra poco! Ci vediamo qui tra poco!
rieccoci, rieccoci, partito in questo momento il secondo tempo alle 19:18, siamo sempre in collegamento con, siete sempre in collegamento con il palazzetto Cheope a Casalgrande, e questo è il secondo tempo della contesa che sta opponendo la Casalgrande Padana alla Cassa Rurale Pompigna, sfida valevole per la settima giornata del campionato di pallamano a 1 femminile, Serie A 1 Berezza. Mentre stavamo dando queste informazioni, questi doverosi, giusti, convenevoli, c'è stato il quinto centro personale di Gisella Podda, che avete visto poc'anzi, che ha portato avanti ulteriormente la Cassa Rurale Pompigna. Il primo tempo si è concluso sul 12-16 a favore. Il primo tempo, stavamo dicendo, si è concluso sul 12-16 a favore della formazione ospite, e adesso 12-17. Forse prima non si è sentito, mi hanno detto, quindi buonasera ancora una volta. Secondo tempo della sfida che sta opponendo la Casalgrande Padana alla Cassa Rurale Pompigna, contesa valida per la settima giornata del campionato di Serie A1 Berezza femminile di pallamano. Ilenia Furlanetto realizza il suo quinto centro personale quando sono le 19:19 ed è passato 1:25 dall'inizio del secondo tempo. 13-17, è una gara che può ancora regalare moltissimo in termini di emozioni, in termini di sensazioni, circostanze, insomma c'è ancora molto da narrare, quindi rimanete con noi, rimanete collegati con noi fino all'ultimo, anche perché in fondo avremo due interviste ad altrettante protagoniste di questo incontro. Giulia Dallari sempre con noi e tra poco interverrà anche per quanto riguarda il secondo tempo, sempre puntuale, sempre preziosa, sempre acconcia la sua chiave di lettura in ogni partita, e mai come in questa partita che si presta a tante possibili chiavi interpretative. Intanto la Casalgrande Padana con Kimei Aylin, Sausemüller, Mangone, Sausemüller, Franco, Furlanetto cerca la via d'uscita, Furlanetto potrebbe concludere in porta ma viene efficacemente fermata dalla retroguardia gialloblu che non le fa alcun tipo di sconto. Furlanetto di nuovo cerca la conclusione ad effetto, Sara Di Giulio ci mette le mani ma ci pensa Francesca Franco a ribadire in porta per la Casalgrande Padana. 14 Casalgrande Padana, 17 Cassa Rurale Pompigna. Lo ripetiamo a beneficio di chi si sia collegato soltanto in questo momento, la Casalgrande Padana che ha il biancorosso come tinte sociali è invece questa sera con una maglia quasi interamente gialla con però i risvolti e i pantaloncini neri, mentre invece Pompigna è in tenuta quasi interamente blu con qualche nota gialla, quindi questo lo diciamo a beneficio di chi si fosse appena sintonizzato su Eleven Sports per questo incontro così intenso e combattuto qui al Palacheope. Pompigna attacca con Conte ma è sull'orlo del passivo, gli arbitri hanno la mano alzata, Luisella Podda però proprio sul filo del passivo riesce a trovare lo spunto vincente per il 14-18, superando Valentina Bonaccini che ancora sta difendendo la porta biancorossa. È subentrata, lo ricordiamo, la Bonaccini nel primo tempo all'ex di turno Nadia Ayelen Bordon. 14-18, Kimei Aylin Sausemüller prova il passaggio per Francesca Franco, la quale Franco cerca di coprire dall'ala, posizione che in genere non le è congeniale, non va, Furlanetto serve bene Alessia Arconi, insomma un'azione diciamo per certi versi un po' avventurosa ma che comunque insomma permette ad Alessia di mettere a segno il secondo centro personale e il quindicesimo di squadra. E tra poco daremo anche qualche informazione sul calendario, comunque seguiamo intanto questo attacco della compagine latinense con Conte, Giulia Conte inesauribile, diciamo soltanto un gol per lei ma ha lavorato moltissimo a beneficio della propria formazione, così come Savi Zamerchichi che con una vera fiondata, con una vera bordata non concede sconti e realizza il suo quarto sigillo personale che corrisponde pure al 19° di squadra. Furlanetto, Kimei Aylin Sausemüller, molto ispirata questa sera, secondo gol per lei, 16-19. Quante cose ancora da seguire e da vedere.
Dicevamo, una nota sul calendario giusto per stemperare un attimo la tensione di questi minuti. Sabato prossimo 13 novembre, ottavo turno di campionato, la Casalgrande Padana sarà impegnata al Pala Farfalle di Padova per la sfida contro il Cellini, fischio d'inizio alle ore 20. Invece Pontinia farà visita a Cassano Magnago a partire dalle ore 17, il confronto in programma al Palatacca della città varesina in piazza Lega Lombarda. Palatacca, quindi Cellini Padova contro la Casagrande Padana e Cassano Magnago contro la Cassa Rurale Pontinia sabato prossimo. Intanto ancora i gol di Savi Zamorchichi per il 16-19, poi lo avevamo detto durante il primo tempo, dopo il turno di sabato prossimo ci saranno due fine settimana di pausa, il campionato tornerà con il nono turno sabato 4 dicembre e a partire dalle ore 18.30 la Casagrande Padana sarà sempre qui al Palacheop, quindi ci risentiremo con me e con ovviamente Giulia il 4 dicembre dalle ore 18.30, Casagrande Padana contro la Libest Espresso Mestrino, un'altra avversaria di importante lignaggio quindi per le biancorosse. Intanto non va chi mei Sausa Müller. Sempre il 4 dicembre invece Pontinia sarà la protagonista di un confronto interno al Pala Bianchi contro l'attuale capolista Bressanone su Tirol. In questo caso il fischio d'inizio sarà invece fissato alle ore 17. Quindi questa è l'agenda di entrambe le contendenti che questa sera si stanno dando battaglia. Un'agenda sicuramente non semplice, ma d'altronde in questo campionato così avvincente di cose semplici ce ne sono ben poche. Intanto Marianna Orlandi riesce a impadronirsi della palla per la Casagrande Padana, vola Furlanetto per Sausa Müller, la Casagrande Padana cerca di sfruttare al meglio la grande ispirazione della germana argentina. 7 minuti nel corso del secondo tempo, seguiamo questa azione della Padana prima di dare la parola a Giulia che ci fornirà insomma le sue impressioni in merito a questo inizio di ripresa. Intanto ancora Sausa Müller, ricercatissima dalle biancorosse, Furlanetto prova la conclusione, il passaggio per Alessio Attoni. Alessio Attoni non si fa pregare, non se lo fa dire due volte, coglie il volo, l'invitante occasione, realizza il 17-20. Ovviamente per Pontinia, ma è un punto che permette alla Padana di accorciare le distanze. Come hai visto Giulia quindi questo inizio del secondo tempo? Che cosa sta accadendo realmente? Le ragazze di casa sono tornate in campo con un piglio differente, non si sono sicuramente date per vinte e purtroppo, essendo come dicevo prima di parte, anche la squadra ospite sicuramente ha deciso di voler portare a casa questi due punti e sta combattendo su ogni pallone per riuscire a capitalizzarlo in rete. E, nonostante una bella parata, mentre parlavo, di Nadia Bordon che dà modo, avvio a questo contropiede per le gemelle, purtroppo Simona sbaglia, ma l'idea c'era, l'idea è giusta, è importante continuare a costruire in questo modo. E, gli errori ci possono stare, nel primo tempo sono stati forse un po' troppo in fase di tiro e questo è quello che si evince anche dal punteggio che possiamo leggere a tabellone. E bisogna lavorare, continuare, c'è il tempo per recuperare. Vediamo come evolve la partita. E infatti c'è tutto il tempo, ma c'è tutto il tempo anche per la Cassa Rurale Pontinia che con l'implacabile Savi Zamorchichi va a centrare il 21esimo gol, che è anche il sesto personale per la talentosa Nord Macedone. Ma è una Casagrande Padana sempre più col dente avvelenato e intanto, come ha detto poc'anzi Giulia, giustamente c'è stato un nuovo cambio tra i pali con Nadia Ayelen Bordon che è rientrata a difendere la porta biancorossa in sostituzione di Valentina Bonaccini. E ora Chimei, Aileen Sauso Müller ancora cerca un varco in mezzo alla comunque stringente difesa latinense. La palla resta alla Casagrande Padana per una sfera pesantissima. Vedremo come Ilenia Furlanetto la capitalizzerà. Sauso Müller cerca un suggerimento per Orlandi, non va, ma ancora Sauso Müller con la sua esperienza. Furlanetto, Ilenia. Questo è un gol dei suoi, imprevedibile e di qualità come solo lei sa fare. 18-21. Soltanto 3 quindi le lunghezze di ritardo che dividono la Padana da una Cassa Rurale Pontinia che in questo momento sta ancora conducendo.
18-21, in questo momento scocca il quarantesimo, quindi 18-21 è il parziale del quarantesimo, mentre salutiamo anche tutti coloro che ci stanno seguendo, non soltanto da Casagrande e dintorni, ma salutiamo anche tutto il pubblico di Pontinia, di Latina e provincia del Lazio e dell'Agro Pontino. Sicuramente saranno molto numerosi gli appassionati di pallamano di entrambe le squadre collegati con noi questa sera, e per questo questo per noi è sicuramente un grande onore, ma è un onore soprattutto per le ragazze che meritano grande sostegno agli sforzi che stanno quotidianamente compiendo, e parliamo di entrambe le formazioni ovviamente. Allora, 18-21, intanto in queste ultime due azioni, in questi ultimi due frangenti non è cambiato il punteggio, e c'è ancora in avanti Pontinia che, come già accaduto nel primo tempo, fa di tutto per non forzare troppo i ritmi, forte del vantaggio ancora abbastanza limitato ma comunque prezioso capitalizzato fino a questo momento. Pontinia che continua a tenere la palla con Colloredo squizziato a cercare Barbosu, e ancora Giulia Conte che ha veramente una marcia in più in ogni frangente. Però Pontini in questo momento perde palla con Squizziato, può ripartire la Casagrande Padana con Bordon che dà la palla a Furanetto, e ora sarà Ilenia Furanetto a rimpostare l'intera, ad orchestrare l'intera azione delle beniamine di casa. Furanetto, Franco, Furanetto non vuole lasciare nulla al caso questa Casagrande Padana. Furanetto, non va il suggerimento per Salto Miller perché Giulia Conte sbotta l'azione, ora Giulia Conte viene fermata da Sauso Müller, e così la Germano-Argentina si prende due minuti. Direi insomma decisione sulla quale ci sia poco da dire. Comunque, peccato perché in questi ultimi minuti la centrale argentina, ma di passaporto anche germanico, stava comunque dando un ottimo contributo alla Padana, e ora sicuramente il suo apporto andrà a mancare in maniera rilevante. Vedremo come la Casagrande Padana riuscirà a fronteggiare questa pesante assenza. Squizziato intanto e c'è il gol di Luisella Podda, 7 i suoi centri personali per Luisella Podda, che almeno fino a questo momento puntualmente, interamente, confermato la propria fama di ottima realizzatrice. Luisella Podda è un nome da tenere sicuramente a mente, perché ne siamo certi non mancherà di essere protagonista in tante altre sfide di questa Serie A1 Beretta, che è ancora molto lunga, che ha ancora parecchio da dire. E Bango! Pardon, Nicole Giombetti, così insomma anche un po' a sorpresa, senza colpo ferire, realizza il suo primo gol ovviamente in questa serata, che è anche il 19esimo di squadra. Nicole Giombetti insomma ha colto un po' alla sprovvista l'intera retroguardia avversaria, l'intera proprio difesa ospite, e ora bella questa risposta di Nadia Ayelen Bordon sulla fiondata di Savi Zamorchichi. Questi sono segnali che potrebbero indurre a un certo ottimismo la Casagrande Padana, anche se dobbiamo dirlo, fin qui la Cassa Rurale Pontinia ha gestito, ha amministrato il margine di vantaggio senza sviste particolari, senza imperfezioni particolari. Questo è sicuramente un merito per le ragazze allenate da Giovanni Nastra e Matteo Bellotti. Furlanetto prova Gaia Lusetti, questa sera ancora secco, ma non mancherà ma di certo vuole incrementare il proprio bottino. Furlanetto non passa, ma la palla è ancora nelle mani della Casagrande Padana. In particolare vediamo Gaia Lusetti particolarmente affamata di gol, anche perché in questo momento, in questo periodo, ne sta segnando molti. Ci pensa Ilenia Furlanetto scombatte Sara Di Giugno e sigla il 20-22. Attenzione, situazione molto interessante quando non siamo neanche a metà del secondo tempo. Rimanete collegati con Eleven Sports, ne vale veramente la pena, anche perché c'è Giulia Dallari e anche perché ci sono loro ovviamente, queste straordinarie ragazze di entrambe le squadre, che stanno regalando a tutto il pubblico una sfida da ricordare veramente, che ha già in sé qualcosa di epico. Sono le 19:32 e Pontini attacca. Ha provato a cercare la realizzazione di Eleonora Colloredo, ma è stata fermata irregolarmente, e quindi, oltre ad avere
i due minuti per Nicol Giombetti, c'è anche il rigore a favore della Casa Rurale Pontigna, se ne incarica, manco a dirlo, Luisella Podda, questa non è una sorpresa. Vedremo come Nadia Aielen Bordon riuscirà a reagire. Bordon! Bordon chiude bene, chiude con grande sicurezza un tiro che non era comunque facile da neutralizzare, e così non cambia il punteggio, 20-22, importantissimo. Ne approfittiamo allora per dire, in queste fasi così convulse ma così significative, che a fine partita sentiremo Romina Ramazzotti, che in questo momento non ha ancora giocato, ma comunque è tra i personaggi più rappresentativi, più significativi della Casa Rurale Pontigna, e ovviamente, manco a dirlo, avremo ai nostri microfoni Ilenia Furlanetto, la capitana casagrandese, chi meglio di lei può dare una istantanea, una fedele fotografia in merito a questa sfida. Quindi Ramazzotti e Furlanetto a fine partita, i nostri microfoni per le interviste, ma intanto Alessandra Bassanese ridà respiro alla Casa Rurale realizzando il suo terzo centro personale e portando Pontigna sul 20-23. Ma c'è ancora tantissimo da fare e da dire. Come avrebbe detto il grandissimo Corrado Mantoni, non finisce qui, ed è proprio il caso di dirlo, l'espressione del celebre, dell'indimenticato conduttore si attaglia benissimo a ciò che stiamo vedendo, a ciò a cui stiamo assistendo qui al palazzetto Cheope, con Furlanetto che non trova però il varco perché la difesa sborza il suo tiro, e quindi 20-23 e Giulia Dallari. Quindi a questo punto la Casagrande Padana che cosa deve fare per cercare di ricucire, di insomma raddrizzare la situazione? Ci sta riuscendo, però ancora con qualche incertezza forse. Sì, sono un po' rimasta senza parole perché gli ultimi attacchi erano veramente positivi, c'è stata un'ingenuità che ha poi provocato l'inferiorità numerica, e purtroppo in questo sport quando si gioca a uno in meno è difficile poi riuscire a colmare il divario di reti che comunque c'era già. Le ragazze di casa devono avere degli attacchi più costruiti, stanno un po' faticando a riuscire a difesa schierata, a trovare un tiro pulito dai 6 metri, ci vuole ordine. Gaia Lusetti è molto brava in questo, a dettare le regole, speriamo che riesca ad esprimersi al meglio. E infatti a gioco costruito si riesce a liberare bene Marianna Orlandi, che non sbaglia e ci riporta sul meno 3. Marianna Orlandi, primo gol personale per lei questa sera, che è anche il 21esimo di squadra, 21 Padana, 24 Casa Rurale, e la gara sempre più intensa con Pontigna in avanti. Pontigna che ha approfittato poc'anzi e meglio di due distrazioni commesse dalle padrone di casa, prova la via del gol Bianca Barbosu, questa sera stranamente ancora a secco, è traversa ma viene fermata irregolarmente, quindi tra poco Pontigna potrà usufruire di un'ulteriore occasione per andare in gol con il rigore di Rocio Squizziato. Vediamo come sarà l'intervento, se ci sarà, di Nadia Aielen Bordon. Bordon smorta ancora una volta, interviene e neutralizza per la seconda volta consecutiva un tiro dai 7 metri, quindi Pontigna 1 su 3 ai rigori con due parate da antologia di Nadia Aielen Bordon, su due tiri non semplici va detto. Francesca Franco, Sara Di Giugno, ottima, ci mette il piede, grande intervento di Sara Di Giugno, veramente nella circostanza vanno fatti i complimenti anche a lei, perché è intervenuta di piede con grande prontezza sull'invenzione di Francesca Franco. 21-24, ricordiamo Ramazzotti e Furlanetto a fine partita, i nostri microfoni, quindi non andate via, rimanete in contatto con Eleven Sports attraverso i vostri cellulari, attraverso i vostri computer, attraverso i vostri televisori, non spegnete perché vale veramente la pena di rimanere con noi ancora qualche minuto in più dopo la fine dell'incontro. Lancio lungo in aria Aielen Bordon, ma non finita per Orlandi, la palla torna a Pontigna e c'è il gol di Bianca Ioanna Barbosu, l'avevamo detto poc'anzi, fin qui è rimasta ancora a secco di reti, ma ora lei ci ha risposto puntualmente rompendo il proprio digiuno, e quindi 21-25, anche se Nadia Aielen Bordon nella fattispecie era comunque riuscita a toccare, ad intuire la direzione della sfera. 21-25 con la Casagrande Padana che ha poco meno di 11 minuti per recuperare, per ricucire le quattro lunghezze di svantaggio, per ricucire uno strappo che comunque è ancora arginabile. La
testa Franco, serve involontariamente Pontini, ma viene ostacolata, la palla torna a Casagrande, filegna Furlanetto, prova il tiro che viene smorzato dalla fase difensiva avversaria e la palla torna in mano Pontini. Questo è un possesso importantissimo per Pontini, diciamo è una Casagrande padana, potremmo anche dire a tratti bella questa sera, ma un po' incompiuta. Diciamo sembra sempre sul punto di riagganciare la contesa, ma poi succede sempre qualcosa o per demeriti biancorossi o per oggettivi meriti avversari che permette sempre a Pontini di restare in vantaggio, ed è un po' insomma il film che si è anche verificato nella sfida contro Erice che abbiamo narrato sempre qui a Pallacheope circa un mese fa su Eleven Sports, confronto che si è concluso con il successo della compagine siciliana. Ma intanto Simone Artoni c'entra la quarta realizzazione personale quando scocca proprio il ventesimo ed è 22-25. E beh, tre gol, ancora oltre 9 minuti, che dire, rimanete collegati. Con Pontinia che ora cerca Barbosu, squizziato, ancora Barbosu, Pontinia non vuole accelerare troppo, Savi Zamerchicchi già pronta con gli occhi della tigre a piazzare un gol dei suoi, ma prova Barbosu, Bordon ci arriva, però attenzione alla conclusione dall'ala, e dall'ala di Misella Podda, ma stavolta Nadia Irene Bordon, che si sta rendendo autrice in questo secondo tempo di un rendimento molto migliore rispetto a quanto visto nella prima frazione di gioco. Nadia Bordon dice ancora di no e quindi mantiene l'infa alle speranze della Casagrande Padana con Marco Adazzani che chiama time out. 22 Casagrande Padana, 25 Castellonale Pontinia. Riepiloghiamo perché può far bene insomma i gol messi a segno fin qui per quanto attiene a Pontinia. Luisella Podda ha totalizzato 7 centri, Savi Zamerchicchi 6, Alessandra Bassanese a quota 3, 2 gol a testa per Rofio Squizzato, Leonora Colloredo, Valentina Davoli, un centro, un gol a testa per Giulia Conte, Sara Di Giugno e Bianca Ioana Barbosu. Questo è il quadro quindi. Per quanto riguarda invece la Casagrande Padana, 6 gol Ilenia Furlanetto, 2 per Asia Mangone, 1 Nicole Giombetti, 2 Chimei Aileen Sauso Müller, 3 realizzazioni Francesca Franco, 4 di Simona Artoni, 3 di Alessia Artoni, e il quadro si completa con il gol siglato da Marianna Orlandi. Questo è il riepilogo quindi delle realizzazioni a 9-11 dal termine, 22-25. Cogliamo l'occasione anche per dire che la serie A2 maschile della Pallamano Spallanzani Casalgrande è ferma in questo fine settimana per un turno di pausa. I biancorossi sono in arrivo da 2 importanti affermazioni consecutive contro Ambra Poggio a Caiano e contro San Lazzaro di Savena. Domenica prossima, non domani, ma la domenica successiva, 14 novembre, la Modula Casagrande tornerà in campo affrontando la difficile trasferta di Camerano. Tanto dovevamo ai ragazzi allenati da Matteo Corradini, che peraltro in questo fine settimana, mentre vi stiamo parlando, è impegnato a guidare la Casagrande Padana Under 20 maschile, che sta proprio disputando il primo concentramento stagionale al Pallavallauri di Carpi. Quindi questo anche per dare un inquadramento anche sull'attività maschile sempre fervente a Casalgrande. Ma adesso gli obiettivi sono puntati sulla squadra femminile. In attacco c'è Pontinia, Barbosu e Merchichi. Sono loro a cui Pontinia si affida, ma Furlanetto recupera palla. Alessia Artoni. Raramente Alessia Artoni sbaglia, più per tutto il portiere, ma questa volta, eppure anche i migliori alle volte incappano in errori. Purtroppo per Casagrande questo è stato il caso, ma le compagne di squadra arrivano subito a rintuonare Alessia, perché c'è ancora tempo, c'è ancora modo per ricucire lo strappo. 22-25. Squizziato. Adesso la Casagrande Padana deve assolutamente impedire alla Cassa Rurale Pontinia di trovare il gol, e ci riesce perché Savi Zamerchicchi tira, ma Nadia Yelen Bordon respinge ancora una volta. La Casagrande Padana ancora in avanti, Sausa Müller per un gol che varrebbe non oro, platino. Furlanetto Mangone, detto che ha già segnato 6 reti questa sera, nessuna su rigore, lei è specialista
sui rigori, ma questa sera non ha avuto modo di dispiegare le sue capacità in quel frangente. Mangone, Furlanetto, deve inventarsi qualcosa con la sua esperienza, lo fa, settimo centro. Personale fa 7 al pari di Luisella Podda. In questo momento viene a Furlanetto, raggiunge Podda nella classifica delle migliori realizzatrici di questa partita. 23-25, e Giulia Dallari, cosa dobbiamo aspettarci a questo punto? Che cos'è che farà la differenza in questi minuti finali? La concretezza e la capacità di gestire al meglio i palloni. Minuti per recuperare ci sono, ma non sono troppi, quindi ogni pallone è prezioso e non va perso. Compattezza in difesa è quello che serve, e anche in questo momento un'ottima Gordon che era rimasta in ombra nel primo tempo, ma adesso veramente ha cambiato la partita. Intanto ci portiamo sul meno uno con un bellissimo contropiede messo nelle mani di Marianna Orlandi, che obbliga Coach Nass a chiamare un time out. Tutta la partita con dei vantaggi anche importanti che in questo momento si sono ridotti a una sola rete di vantaggio. Come immagino si possa sentire, anche il palazzetto si sta veramente scaldando, sta cercando di dare un contributo aggiuntivo alla squadra che in questo momento ne ha bisogno. E anche Coach Fagazzani impartisce quelle che sono le disposizioni per riuscire definitivamente a riagganciare il risultato e a trovare questi due punti che sicuramente darebbero un piglio in più alla stagione delle ragazze di casa. E come, ve l'avevamo detto del resto all'inizio partita, abbiamo giocato assolutamente a carte scoperte, dicendovi che sarebbe stata buona cosa rimanere sintonizzati con Milano Sport fino all'ultimo, ed è così infatti sta avvenendo. 24 Casagrande Padana, 25 Castelnuovo Pontinia, mancano ancora più di 6 minuti, quindi c'è ancora un'eternità, c'è ancora un mondo da scoprire questa sera al palazzetto Cheope, con il dominio di Pontinia che sta vacillando della comunque una cassa rurale Pontinia che ha fornito una prova nel complesso comunque pregevole, comunque vada a finire nel complesso comunque apprezzabile, ma l'esito ancora è incerto. Questo potrebbe non bastare alle giocatrici, alle più volenterose e talentose giocatrici laziali. Vediamo però questa azione, i condizionali adesso sono ancora d'obbligo. Vediamo Barbosu si fa largo prepotentemente, ma la difesa di casa con Francesca Franco recupera efficacemente la sfera con un tocco magistrale, e Furlanetto già dall'altra parte del campo, ma il suo tiro viene smorzato dalla retroguardia avversaria ancora una volta, quindi non cambia il punteggio. 24-25, prima Orlandi ha messo a segno il gol del meno uno, e ovviamente che è stato accompagnato da un boato qui a palazzetto Cheope, come non se ne vedevano da tanto tempo insomma qui al palazzetto, quindi questo la dice lunga su quanto sia sentita l'importanza di questo confronto qui a Casalgrande, non soltanto al Palacheope ma anche nella città di Casalgrande in generale. C'è rigore per Pontinia concesso in seguito all'atterramento di Rossio Stefano Schizziato, però Nadia Ayelen Bordone ora dovrà fare il classico non c'è due senza tre. Lei ha appena neutralizzato due rigori e ora dovrà incentivare il suo bottino di interventi, intercettando anche il rigore che verrà eseguito da Luisella Podda. Podda contro Bordon, questa volta non riesce Nadia Yelen Bordon a neutralizzare la conclusione. 2 su 4 ai rigori per Pontinia, 24-26, ma è ancora partita aperta. La Casagrande Padana ha bisogno di un gol subito, immediatamente. 24-26, chiunque non riuscirà a vincere questa sera si mangerà le mani. Invece questo va sicuramente detto, perché un pareggio forse premierebbe di più la Casagrande Padana, considerato che Pontinia è rimasta avanti nel punteggio per quasi tutto il tempo, per la stragrande maggioranza del tempo. Comunque non è ancora tempo di trarre conclusioni. Chimei, Sausa Müller viene atterrata in fase di tiro. L'intervento della numero 10 Giulia Conte, che ha speso tanto in questa sfida. C'è rigore per la Casagrande Padana, e la vice capitana Francesca Franco che se ne incarica con grande convinzione, e tutta Casagrande con il fiato sospeso.
Attenzione, Franco, Francesco Franco, va in rete la pivot di origine siciliana, ma ormai casalgrandese a tutti gli effetti. Quarto centro personale per lei, 25-26, e torna la più profonda incertezza sull'esito di questo confronto. Ovviamente, insomma, poi non dobbiamo dimenticare che chiunque conquisterà, insomma, questi due punti permetterebbero di portarsi a 10 all'una o all'altra squadra, quindi di salire ancora di più nell'Olimpo delle massime potenze di questa massima serie. Se Giulia Conte, che in questo momento non riesce a penetrare nella difesa avversaria, la Casalgrande Padana serra le fila come non mai. Vediamo una Nadia Yelen Bordon concentratissima. Attenzione, l'ala, è scoperta l'ala, è stata molto astuta questa volta Pontinia a cercare la conclusione di Luisella Podda dall'ala. Grande astuzia, grande lettura di gioco con Luisella Podda, che ha potuto colpire dall'ala. Ma c'è Franco. Per quanto riguarda Casalgrande, meno di 3 minuti al termine, sono 2 le lunghezze di vantaggio a favore di Pontinia, con Agazzani che chiama il time out. Salutare, peccato per questo ultimo movimento, insomma, perché insomma il gol dall'ala, forse insomma la Podda è stata anche lasciata fin troppo libera. Cosa ne dici, Giulia? Condivido appieno, in questo momento l'ultima che avrei lasciato tirare è Luisella Podda, che in questa partita ha messo segno con l'ultima rete, 9 gol, quindi insomma era è abbastanza temibile come ala e avrei probabilmente fatto una scelta diversa, ma è molto più facile parlare dagli spalti piuttosto che essere in campo in questo momento così concitato. E anche Coach Agazzani adesso deve dare delle direttive chiarissime, le ragazze devono sapere che cosa fare, non perdere tempo e non perdere palla. E c'è tempo, continuo a ribadire, c'è ancora tempo, 2 gol non sono nulla e sono molto fiduciosa. È fiduciosa Giulia, che ovviamente è la voce della sicuramente Casalgrande Padana, non potrebbe essere altrimenti dati i suoi trascorsi biancorossi. Fiduciosa poi, immaginiamo, lo è anche tutto il pubblico che segue Pontinia, in quanto insomma 2 gol con poco più di 2 minuti al termine, la vittoria si vede dietro l'angolo, ma è una sensazione che potrebbe essere molto ridimensionata se Ilenia Furlanetto troverà la rete. Infatti 8° gol per lei, 26-27, al Palacheo che sono i 19:50, i programmi televisivi di prima serata possono attendere decisamente, perché mancano poco più di 2 minuti, e 2 minuti con un solo gol di margine si prestano a tantissime interpretazioni. Conte, Pontinia cerca di manovrare, ma non è più tanto il momento di perdere tempo quanto piuttosto di mettere a segno un gol, perché in questo momento il gol di Pontinia potrebbe quasi chiudere il discorso a favore della Cassa Rurale, quasi, lo sottolineiamo. Però ancora difficoltà Pontinia nel trovare la rete. Conte fuori, però c'è rigore. C'è rigore perché Giulia Conte è stata fermata irregolarmente secondo gli arbitri, e quindi Luisella Podda doveva, Nadia, attenzione, fuori Nadia, Caterina Maria Mutti ha il compito di neutralizzare un rigore delicatissimo. Vediamo la piemontese di Castelnuovo Scrivia contro Podda. Podda contro Mutti, Mutti! Caterina Maria Mutti fa il miracolo! Caterina Maria Mutti da Castelnuovo Scrivia neutralizza un rigore che può essere decisivo per le sorti della partita. Gran bella soddisfazione sicuramente per la guardiana piemontese, arrivata quest'anno, quest'estate, dal Marconi Jumpers Castelnuovo Sotto. Ma ancora l'opera della Casalgrande Padana non si è completata. Simona Ottoni butta la palla fuori, ma c'è ancora grande incertezza. 26-27. Comunque vada a finire questa impresa di, appunto, della giovane, sicuramente Caterina Maria Mutti rimarrà agli archivi, agli annali, insomma, della pallamano casalgrandese, ma il tempo stringe, Pontinia ancora avanti, 26-27. A questo punto, ripetiamo, un pareggio sarebbe più premiante per Casalgrande che non per Pontinia, ma è ancora lunga la via. Simona Alessia Toni cerca di filtrare per Sauso Müller, ma la palla non finita, c'è time out richiesto da Giovanni Nasta. Ah, beh.
Signori, 38 secondi e un solo gol di margine. Allora, in percentuale, quante possibilità ha Giulia, la Casalgrande Padana, di conquistare almeno un punto? Vogliamo sbilanciarci su questo? Non sono mai stata brava con i numeri, tantomeno con le percentuali e a fare i pronostici. Mi verrebbe da supporre che adesso la Casalgrande Padana si alzerà tantissimo in difesa, uscendo sicuramente dai 9 metri per poter recuperare questo pallone e potersi giocare un attacco al fine di raggiungere almeno un punto, appunto di toccare la parità sul 27-27. È una palla che brucia, il Pontini ne è consapevole, ma è venuta a Casalgrande consapevole che sarebbe stata una partita difficile. Così si è dimostrata ricca di emozioni, e le emozioni premiano talvolta e talvolta puniscono, come negli ultimi momenti così concitati della Casalgrande, che ha perso purtroppo qualche pallone di troppo, ma godiamoci questi ultimi 40 secondi per avere il verdetto finale. Verdetto finale, Pontini ancora avanti, infatti 30 secondi e verdetto finale. Incontenibile Giulia Conte che realizza, mi sa proprio che questo sia il gol che sancisca la definitiva affermazione della Cassa Rurale Pontigna, da stabilire l'entità, ma è ancora troppo poco il tempo per la Casalgrande, che ha la Casalgrande Padana per recuperare, nonostante chiuda in avanti. Beh, si può dire un'occasione persa, veramente, per la Casalgrande Padana. Furlanetto va in rete, ma troppo tardi per reagire, e così il finale al Palazzetto Keoper è il seguente: Cassa Rurale Pontigna abbatte Casalgrande Padana 28-27 in un incontro valevole per la settima giornata della serie A1 Beretta. Peccato per le biancorosse, una sfida equilibrata, una sfida paritaria. Pontigna ha il merito di avere condotto il punteggio per quasi tutto il tempo, quindi forse effettivamente, anzi probabilmente, le giocatrici ospiti hanno mostrato qualcosa di più, tanto da poter meritare questi due punti. Alla Casalgrande Padana resta soltanto molta amarezza per essere arrivata ancora una volta, come già contro Erice, vicina a una vittoria di spessore, senza però appunto riuscire ad ottenerla. Giulia Dallari, un'ultima battuta, cosa è mancato stasera alla Casalgrande Padana? Ha giocato alla fine benissimo e purtroppo in una partita si commettono errori, e lo spirito è stato bello, è stato bello vederle così, è stato bello vedere il palazzetto pieno. È mancata concretezza e sicuramente va dato anche merito alle avversarie di essere veramente una squadra forte che ha tanto da dire in questo campionato. Sono state ben fronteggiate, ma questa volta è andata meglio per la squadra laziale. Vi lascio alle interviste e auguro una buona serata a tutti. Mille grazie Giulia, e con te ci vediamo ovviamente il 4 dicembre per la sfida interna contro la Lì Best Espresso Mestrino. Quindi ribadiamo il finale con la Cassa Rurale Pontigna che ha espugnato il Paracheope di Casalgrande 27-28, il punteggio finale a favore della formazione laziale. Prima delle interviste di fine gara riepiloghiamo i gol. Per Pontigna 9 reti Luisella Podda, 2 reti Rozio Squiziato, 2 Giulia Conte, 2 Eleonora Colloredo, 1 per Sara Di Giugno, 2 Valentina Davoli, 3 gol Alessandra Bassanese, 1 gol Bianca Barbosu e 6 per Savi Zamorchichi. Casalgrande Padana, 2 reti Asia Mangone, 1 Nicole Giombetti, 2 Kimei Aileen Sausa Müller, 4 Francesca Franco, 9 Ilenia Furlanetto, 4 Simona Artoni, 3 Alessia Artoni e 2 Marianna Orlandi. Romina Ramazzotti in questo momento per la Cassa Rurale Pontigna sta arrivando alla nostra postazione per fornirci la sua disamina sulla partita. Vieni, ecco, qui. Ecco, avevo detto che dobbiamo. Ecco, scusateci, ma stiamo ovviamente lavorando in rigorosa diretta. Aspettiamo anche Ilenia Furlanetto non appena avrà terminato. Ecco, c'è anche qui che ti fa la foto allora. Benissimo, Romina Ramazzotti, ecco, innanzitutto buonasera, benvenuta. Allora, che cosa ha funzionato, che cosa ha permesso a Pontigna di ottenere questi due punti importantissimi, che cosa ha fatto la differenza per davvero? Penso alla fine un po' più l'esperienza individuale delle giocatrici, perché loro comunque nel secondo tempo ci hanno fatto sudare e noi dobbiamo ancora imparare a, quando abbiamo il risultato fra le mani, a staccarci, perché poi abbiamo tante ragazze giovani,
È quindi una questione più di testa, penso. Noi ci manca tanto a quei livelli, ma oggi abbiamo recuperato 2 punti che ci mancavano perché venivamo da 3 partite un po' così. E niente, cioè oggi festeggiamo la vittoria, lunedì si lavora. Come hai visto Casalgrande questa sera? Come ti è sembrata? Ma ti dico, Casalgrande è sempre la stessa, cioè è una squadra bella, si vede che giocano insieme da tanto, che si conoscono, che comunque hanno, diciamo, tutte la stessa idea in testa, e si vede il lavoro. Sicuramente una squadra che in 2 anni, cioè, secondo me poteva tranquillamente farla i 2 anni che è mancata. E niente, secondo me faranno anche un bel campionato. E invece dove vuole arrivare questa Pontigna, insomma? Siete da, insomma, scudetto secondo tanti, insomma, tutti, insomma, inseriscono Pontigna tra le maggiori favorite in ottica proprio tricolore. Tu cosa ne pensi? È vero? È davvero così? Io penso che noi ci possiamo arrivare lontanissimo, ma ci dobbiamo credere. Ancora siamo lontano, penso. Dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare tanto per arrivare a quei punti lì, perché poi sempre ci manca qualcosa anche in queste partite. E quando vai a giocare per cose importanti, diciamo che bisogna tirare fuori qualcos'altro, no? Sono quelle le squadre che poi vanno a lottare per il campionato, quelli che hanno qualcosa in più. Noi ci stiamo lavorando per trovare quel qualcosa in più. Benissimo, mille grazie a Romina Ramazzotti per la sua analisi puntuale. Buonasera, grazie, buon rientro. Adesso aspettiamo Ilenia a Furlanetto, che dobbiamo ovviamente, per chi meglio di lei potrebbe raccontarci quello che è successo questa sera. Originaria di Pontigna, ex Pontigna, e da 8 anni in forza alla Casalgrande Padana, ecco, che sta arrivando ovviamente alle ore 20 in punto, sono le 20 l'ora del telegiornale, ma qui a Casalgrande è l'ora di Ilenia Furlanetto. A descriverci un po' l'amarezza, immaginiamo comprensibile, insomma, di questa Casalgrande Padana per la sconfitta. Buonasera Ilenia e grazie per essere qui con noi così generosamente. Ecco, nonostante il punteggio sfavorevole alla Casalgrande Padana. Ilenia, quanta rabbia questa sera, cos'è mancato? Siete arrivati a tanto così dal raddrizzare la situazione e poi insomma, che cosa è mancato in buona sostanza? Buonasera a tutti. No, rabbia no, c'è un po' di rammarico, perché quando giochi le partite punto a punto alla fine vuoi vincere, è normale. Potevamo sicuramente averla vinta noi così come loro, perché queste partite qua tirate sono, diciamo, decise poi dagli episodi, quindi un tiro sbagliato, un rigore. È andata così e lavoreremo per far meglio. Per noi comunque è stato un traguardo questo, perché Pontigna è una squadra veramente forte, attrezzata, e sono tutte professioniste, si allenano per obiettivi diversi dai nostri, quindi noi siamo tutto sommato contente, ecco. Ho capito. A livello personale, le tue, ecco, emozioni, possiamo dire, perché immagino che dal tuo, insomma, punto di vista personale non sia stata una partita come le altre, visto che tu sei originaria di Pontigna e là sei sportivamente cresciuta e anche umanamente. Sì, è vero, c'è sempre un lato emotivo che però, diciamo, ho messo via sin da subito, perché il mio obiettivo comunque quando sono in campo è sempre quello di fare il meglio per la mia squadra. Quindi, diciamo, spero che sia stata una bella partita, perlomeno per noi è stata emozionante giocarla punto a punto, quindi spero che gli spettatori si siano divertiti. Sicuramente, ovviamente sì, ecco. Ultima battuta, il prossimo sabato contro i Cellini Padova. Che partita sarà, che, insomma, incontro prevedi, possiamo dire? Quali saranno le dinamiche che in qualche modo porteranno a conquistare i 2 punti? Padova è una squadra molto forte, molto fisica, e adesso in settimana, archiviata questa partita, ci metteremo lì e studieremo quali saranno le nostre mosse. Assolutamente sì. Ancora una volta, mille grazie a Ilenia Furlanetto per la sua puntuale disamina. Grazie ancora. Grazie ancora, ciao ciao, buona serata, e ovviamente ci risentiremo con Ilenia molto spesso, ecco, durante questo campionato. Ebbene, insomma. Ebbene, abbiamo fatto anche le interviste di rito, come in questa circostanza ovviamente richiede, quindi alle 22
minuti primi, non mi resta che appunto ribadire il risultato finale, che qui a Casalgrande è il seguente: Casalgrande Padana 27, Cassa Rurale Pontinia 28. E quindi noi con le cronache in diretta della Casalgrande Padana ci risentiremo sabato 4 dicembre per la sfida interna contro Mestrino. Intanto a me non resta altro che dare a tutti la buona serata e un presto arrivederci qui al Palacheope a Casalgrande. Buonasera, ancora grazie e a voi Milano!